Eccoci, siamo tornati. Siamo tornati un bel cazzo. Comunque a me non esce la live. Devi Ok, ora sì. riaggiornare. No, non lo stavo facendo. Siamo tornati con Lilli che mi sta maledicendo in sette lingue diverse perché sono troppo bello e quindi non possiamo stare insieme. Era No, questo non è che stavi vero. dicendo Ti in sto sintesi, no? maledicendo Fine di una perché mi hai relazione. impedito di recuperarmi i VOD di Poldo. Ah, vero, era questo che stavo dicendo, scusate. Vabbè, sembrava più o meno la stessa cosa. E Comunque ci fare stava andare provando giù la lui. live. Io non lo farei mai, perché voglio bene alla mia amica. Piuttosto Allora. Sì, certo. entrerei in live da Amico, siamo Poldo e direi. tornati. Banna, check. Guardami, sono vivo. Non ti vedo, dove sei? Non Fianco a te. ti vedo. Come non mi vedi? Ciao, Mattia. Idiota. Idiota. Ah, Ma io che ti già ho palle! detto. Ok, durante questo piccolo crash di Andrea, vado a Bandicoot. vedermi la live su Minecraft che avevo iniziato e non ho mai continuato. Ma guarda che non è colpa Vado. mia questo, è perché sta facendo una cosa particolare. Tu sei particolare. Grazie tesoro. Non è un complimento. Scusa. Sembrava. Allora, in Lui, secondo me, non missione. se n'era accorto di questa cosa, no? Tu gli hai mandato il messaggio. Perché io ne Minchia sono sicura che gli hai mandato il vero! messaggio. E lui l'ha fatto. Io ne sono strasicura. Adesso io ne mando un altro. Matte, pure tu la vedi. Dove sei? Già mi ero preoccupato. Niente, ho fatto il raffinatore portatile, lo vedi, sì? Sto Ah, ok, sì. raffinando la ferrite pura. Ne ho raffinata a 126. A te dice che lo devi fare lo stesso? Sono un po' buggato, aspetta. Perché sennò. Te No, mi serve lo do io. 30 di ossigeno, che rottura. Tieni, tieni, te lo passo io. Trizio, metallo. Questa è l'astronave. Di ossigeno, ossigeno, ossigeno. Dove cazzo è? Sodio. Sai come si personalizza il personaggio? Eccolo qua, l'ossigeno. Ho sbagliato tasso. E comunque sono 2100 punti canali. Hai passato? Comunque mi dice, ottieni polvere di ferrite, siamo a 15 su 50, non so se è condivisa. Ah, non credo. Se vuoi io mi avanza della ferrite raffinata dopo. Allora, aspetta un attimo. Oh, non è più infame. Tecnologia ricaricata. Non era Bla programmato, bla bla. non sopportarla. Cosa ci hai messo dentro? E la ferrite Idrogeno. raffinata e l'irrogeno. Come si Polvere di atterra? ferrite, ok. Ma come si Immagino. atterra? No, E non, ma non mi mi dà la sta ferrite dicendo pura. mica qualcosa, sai? Quanto mi vedo schiantato. Ragazzi, raid punitivo verso Andre. No. Ma in che senso? Sì. Ti vengo a prendere a casa per capelli. Ma Come cazzo si atterra? Mi sono perso Matte. mi ha abbandonato, ve ne rendete conto che è in persona orribile? Questa Matte! presa è partita. Qui è peggio di The Martian. Sei una persona orribile. Ma te lo Mi giuro ha che non abbandonato. volevo. Sei una persona orribile. Matte! C'ho la nave Aspetta, sotto non so cosa sopra! devo fare.
come funziona. Mi serve la polvere di ferrite. Stai girando tutto in tondo. È come una giostra. Di quelle per renderti ubriaco. Ho sbattuto già con la mia astronave. Ho scoperto come si atterra. Incredibile. Fammi uscire da questa trappola. Oh Gesù. Allora, aspetta perché mi serve la ferrita raffinata. Matte, ti stavo atterrando addosso. Dove si è atterrato? Guarda che bastarda. Mi voleva già fare la fiancata. È colpa mia. Ti assicuro che lo vedrai anche tu, che è Polvere un'agonia. di Non è mai ferrite, colpa eccola qua. tua, è vero? Mi raccomando, non prenderti mai le tue responsabilità. Mai. Oh. L'ho Prova un visto, po' a eh. togliere il PvP. Ah, vero, ma non mi fai danno. Perfetto. Clamoroso. Ah, che Io paura. sì. No, no, non mi fai danno. E vedi i numeretti, guarda, 4, 4. Magari stavi raccogliendo qualcosa, però a me non mi hai fatto No, su danno. di te faccio 4. Vabbè. Allora. Ma io no. Sì, fra, mi fai danno, eh no. Ah? Sì, mi fai danno. Ah. Ok, adesso devo metterla nel raffinatore. Quello. Polvere di ferrita, eccola qua. Chissà se. Produzione avviata. Cazzo, c'è l'antifurto alla nave, non posso rubarla. Godo. Ma che Ci ha provato, brutto. ragazzi. Non sapevo che fossi cerignolano. No. Era un test. Eccola qua, ferrita e pura. Faccio dell'inventario e riparo gli oggetti. Ok. Poi me lo riprendo. Ah, ok, R3. Sì, così lo devi riprendere, vedi? Che spettacolo. Allora, Come vediamo. vedo i danni della mia nave? Si possono vedere? Ci saranno? Magari scoppia. Io non vedo la tua però così. E pensa se ogni volta che fai i danni devi fare sto casino. Come si vuole? Devi tenere premuto R2. Io ho fatto la cazzata e non ho più propulsori. Oddio. Devo rifornire Stupido. il Bra. propulsore. Bra. Ah. Dove vado? Uranio. E dove lo trovo io l'uranio? Matte, non ho propulsore. Come cavolo si atterra? Con quel rato. Andre, ti devo dare una notizia. Cosa? Non possiamo fare la serie su Far Cry. Perché, Perché? tipo, il mese prossimo mi devo trasferire e vado a vivere da sola a Napoli e non avrò la Play. No. No. Che schifo la vita con questa situazione. Ma c'è una Napoli, base Napoli. lì? Io vado a vedere subito che cos'è. Ma te! Che E io? è? E tu vi rapidi. Non E tu posso. te lo meriti. Oggi ce l'ho con te, sappilo. Devo prendere le placche di ferrite. Devo fare le Beh, sono placche di qua, ferrite. mi vedi? Sì, io ti vedo, devo prendere la ferrite per fare le placche di metallo. Oddio, si è riempito di gente qua da me. Ok, sto imparando a fare il carburante. Addirittura. Certo, tesoro.
No, non chiamarmi tesoro. No, no. Certo, bambola. Oggi proprio no. Dai, ora ci ripenso io. Di solito è no. Oggi è un no più grande di una casa. Attenzione. È un no Parte il dissing. Guarda che mi attacca! Era un test. A Mappa terra. Matte. È un Abbandonalo. casino guidare sta nave comunque, rischi di Sì, precipitare in ogni ah! momento. Ah, i cosi. Come si Vorrei capire come chiamano? si cambia la visuale. I comandi invertiti. Ma non capisco come cambiare visuale in mano. Ma Matte domanda, tu hai intenzione di andare in live? È un però non più no che sì. È un sì, è un sì. Poi è Ok, ho andata malissimo. costruito. Vabbè, ho capito, se non vai da una vita in live, Lo cazzo so, però. pretendi. Però c'ero io, fra. Dico. Ah, allora guarda. Ce l'ho io finché non mi sono addormentata. Vabbè, però pure tu, cioè, che cosa pretendi alle 2 di notte dopo che ho bevuto un compleanno? Ha voglia. A posto, fra, dove volevi andare? C'era un'icona con scritto base. Qua Ok, sotto. ho imparato a fare il carburante, è una cazzata. Fra, c'è una nave gigante. Sopra di te, dietro. La vedi? Ci Come? vado. Dimmi che la vedi, la nave di Prometheus. La nave di Prometheus. Non la vedi questa? Ehi, che figa! Non vedo niente io. Fra, in live neanche, scusa. Perché Sto probabilmente è un seguendo problema di tuo te. di vista. Ma io ti ho detto Giuro che la che sto vedo. seguendo te, aspetta. Aspetta. Fra, mi ci sto schiantando praticamente. Ma dove È sei tu per stupenda. attivare? Ci sarà un ingresso. Oh, aspetta, Ecco, qua puoi forse si farti. atterra. Troppo in alto per iniziare. Mi si è agganciata, tipo. Sono stato. Ma da me non c'è, frate, ti giuro. Aiuto! Ma perché da me non c'è, mannaggia. Ho fatto la Come non cazzata, ho c'è? fatto la cazzata, ho fatto la cazzata! Se vuoi puoi Giuro che farti da me non c'è. perdonare comprandomi una nave del genere. Il modellino va bene perché No, 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 penso. la nave. Tesoro, mi sa che c'è un problema di fondo per questa cosa. Matte, mi sono schiantato su quella nave io Ti giuro che da me non c'è la nave. però. Oh, qua sotto la vedi almeno? Perché vedo una nave io qua sotto, atterrata. Lì sotto sì. Andiamo Vediamo lì, a vedere. dai. Un aereo. No, che cazzo è? Uno schifo. Com'è che si Cosa? atterra, ha detto? Quadrato. Si può guidare! O no? Come si può guidare? No, non credo che si può. Che cos'è sta roba? Ah, penso che ci C'è sia un da nuso da riparare. check tipo. Ah, è da guarda, tutta sta roba Da da ripararla? riparare per Che usarla. No, palle però, eh. che palle, picchia subito me la stavo prendendo. Che fai, scherzi? Guarda. Cosa vuole riparare? Minchia, fra enorme, ma ci vuole un sacco di roba da riparare. Via, andiamo via. Aspetta che scansiono sto coso, che non so cos'è. Non lo posso scansionare. Ma c'è qualcosa qua sottoterra? Scansiona un po'. Modulo tecnologico sepolto, ma Lo so. Prima dove ne ho si trovato entra? uno, ma non. Vabbè, In teoria i dovremmo fare dubbi. il coso per scavare. Scava. Perché non mi fa partire? Ho partito. Ah, Yankee. No, ogni tanto ne passano di oggetti così giganti, però non puoi interagire come faresti normalmente in cielo.
Ok, grazie mille, caro. Ma il motivo per la quale io lo vedevo in Mattenò è l'assunzione di acque diverse o semplicemente il multiplayer di merda? Com'è? No, Matte ha bisogno di un nuovo oculista. È molto semplice. Mate c'è con occhio. Questo penso sia abbastanza. Vabbè, che dobbiamo fare? Ah, cerca la risposta tra le stelle. Penso dobbiamo andare Devo cambiare su. Sto pianeta? Ma molto volentieri. Vai, ti seguo. andando dritto. Ok. Fuori dal Si ha lo pianeta già sistema ti segna galassico figata, raga. Euclide. Lo hai già scoperto, incredibile. Sì, ma si può cambiare visuale e andare in terza persona per capire. Non penso. Però controlli di volo proprio sì. R2. Ok. Prova sistemi astronave. Lo sto premendo io l'R2. Ok, accelerazione concerto. Orco! R1, R1, motore impulso. Avvio motore a impulso. Ma che bello! Ma quanto fa, Fra, se tieni premuto a cerchio? Perché se tiene premuto L1 R1? Minchia, velocità di curvatura, ma che è, Fra? Occhio che sono in mezzo a dei detriti spaziali. Sembrava un trip. Sì. Non posso muovere l'astronave! Ascolto! Fammi muovere! Vabbè, Fra, non mi fa muovere l'astronave perché... Clamoroso. Non mi faceva muovere l'astronave perché stavo... Si può cambiare in terza, sì. Come? Con le mani. Con le Lili, mani, per con favore, le mani. veramente, guarda. No, 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 proprio no. Direi proprio di no, Lili. Ah, basta che... Guarda. Basta che premi giù e vai Ma fermati però, su... Fra. Come mi... Ok, scusa, vero. Basta che premi freccetta giù e vai su strumenti, tutto a sinistra, e c'è cioè cambia visuale astronave, la prima cosa. Dove sei tu? Eccomi, aspetta. Complicato. Ti sento, Ok, ma sono a non ti fianco a vedo. te. Sono a fianco a te, tranquillo. Non ti vedo. Messaggio in arrivo? Ah sì, l'ho dovuto skippare purtroppo. Comunicazione astronave. Ma che vuol dire arrivo tra 3 minuti? Che vuol... Perché arrivo tra 3 minuti? Ah, perché sto rallentando. Minchia, sei molto più lontano di quello che sembra, allora. È perché se io faccio... Adesso sei davanti a me. Sì. Quello è il pianeta che Inserisci abbiamo le appena coordinate. lasciato, no? Segui le coordinate e trova la sorgente del segnale. Ok, arrivo fra una settimana. Perfetto. Fa Entro una piacere. settimana. Ti hai premuto per marcare. Ho premuto guardato e mi ha portato indietro. Ma dobbiamo rendere su quel pianeta, mi stai dicendo. No, non è quello. Quello... Oh sì. Sì. L1R1. Scusa, tieni premuto il cerchio. Ma dove, Fra? È pieno di asteroidi, cavolo. Ho fatto dei danni abbastanza importanti. Io sto andando verso il pianeta. Sì, queste cose le so. So che ci metterebbe veramente una settimana se la lascio andare a una velocità normale. Cosa che ci asterremo dal fare, possibilmente. Live infinita una settimana No Man's Sky. Maratona! Raggiungiamo questo pianeta! Maratona una settimana, raggiungiamo il pianeta. Insomma, minuto e 30 ci vuole ad arrivare davvero. Con la curvatura super incredibile. Figata Ho però, sentito dai. un botto.
Credo Ma è una sia tu. figata, fra. Sì, questa cosa è 1 minuto e 16, 25 secondi. Come spettacolo. 25 minuti? No, È rallentato? 1 minuto e 10, 1 e 9. Da un minuto sono arrivato. E tra 40 secondi. Ah, ma sei davanti a me, Sto ok. andando su Saturno, cioè non è che pianeta sconosciuto, vedo l'anello. 50 secondi. Ma Vedi non è che è sta l'unico cosa? pianeta nell'universo che ha gli anelli. Nel senso. Intanto sicuramente ha più anelli di te. Attenzione, il dissing ritorna. Che cazzo significa? Stai zitta! Stai zitto e lo vai a dire a qualcun altro, hai capito? Penso mi sia finita la curvatura iber-uber spaziale. Tranquilla un Lì c'ero al corno. 3%. Carburante residuo. Oh, fermi, sto finendo il carburante. Evviva, lo perdiamo! Minchia, ho finito il carburante, non posso più usare la Motore a curvatura. impulso non disponibile, carburante Anche insufficiente, tu stai finendo ok. il carburante, Non geniaccio. importa! Da mo Tra ci arrivo, 7 fra 6 minuti ci minuti. arrivo. Ti ho Vabbè, apro tu. superato! Come mi hai superato, scusa? Pure Andando avanti con cerchia. io. Voglio una nave per due comunque. Sì. Ecco, Ditemi che esiste. controlla se hai nel backpack il trizio. Sì, ce l'ho. Glielo posso mettere? Glielo puoi mettere nel coso, nel... Grazie, carissimo. Ma toglimi una curiosità, visto che ci sei tu. Per caso, sai mica se ci sono navi per due? Tipo i film di Eddie Murphy, una poltrona per due? 10 secondi e arrivo sul No, lo pianeta Marte. disinstallo. Com'è che mi hai superato? Che hai fatto? Ho messo il trizio. Apriti l'inventario, vedi se hai il trizio. Rimetto, Dio! Mi sono visto a terra, scusate. Mi sono impanicato per Oh, sì che niente. c'è. Tecnologia Ok, mettilo nel propulsore. Vabbè, dai, lo sappiamo che hai ricaricata. problemi, non ti preoccupare. Questo deve essere bellissimo col VR, secondo me, comunque. Vorrei Sì. provare troppo. Comprati il VR. E poi passalo a Lilli che lo vuole tantissimo. Fermi che mi Lo sai schianto. che voglio Il VR. Spero che ci sia l'atterraggio automatico, perché sennò mi sto per esplodere. No, devi rallentare e poi premere quadrato come fai, come sei atterrato prima. Sono Come atterrato! Andrea ha scoperto dopo 17 anni, dopo 17 anni. 6-9 mesi, 69 mesi. Yankee carissimo, mi sai dire se esistono navi per due? Cioè navi a due posti proprio. Ma L'acqua mi soprattutto, come si ucciderà? pronuncia il suo nome? C'è Io l'acqua, lo bellissimo. pronuncerò Yankee. Radioattività nell'acqua? Non entrare in acqua, Matt. Dove vai? Dove Andrea è vai? stupido, ma tu non devi seguirlo. Mia area di atterraggio occupata. Ho capito. Qua c'è tutto un pianeta per atterrare. Sposta la macchina. Parcheggiando in doppia fila. No, Tu purtroppo non ci parcheggia sono navi dove vuoi. del genere, ci sono quelli dei capitani che la gente può venire a bordo come quello che hai visto prima. Si è pronunciato giusto il nome, grazie. Non male. Quindi sostanzialmente non possiamo andare in due sulla stessa nave. È la Hello mia, Games, maledetta. ma che mi combini, Hello Games? Ciao Chiara. È tornato il cadavere. Cosa dobbiamo fare qua, boh? Dobbiamo trovare la fonte del segnale. Se apri la cazzata. Ti segnala tipo verso dove. No, non potete. Solo Dritto su verso navi di me. capitali potete in un certo senso viaggiare sulla stessa nave. Sì, allora ci sono, perfetto. Ci sono allora. No, sono le navi capitali, a quanto ho capito sono tipo quelle navi.
commercio che viaggiano sulla quale tu puoi stare e stare insieme e basta. Niente propulsore in soffitta. Ho finito il carburante. E dove devi andare? Volevo andarci con la nave per fare prima. Ma in teoria poi la puoi chiamare, no? Vediamo. È pieno di radiazioni sto pianeta, che palle. Com'è il... Eccolo qua. Oddio. Atterraggio impossibile, perché? Questi cazzi. Sì, questo lo so, questo l'abbiamo scoperto poco fa. Wow, che bellino. Che cosa? La zona qua. Come Che zona? che zona? In culo a mammi, da qua tutto sto verde col sole. Ma è tutto radioattivo. Ho capito, e oh. E però non ti va bene nulla. No. Dobbiamo andare di là. Sbagliatasso. Voglio capire perché non posso chiamare la mia strada. Ah, l'ho chiamata. Freccetta Come l'hai chiamata? su, quel... Sì, freccetta giù, quel raggio incredibile richiama veicoli e puoi richiamare la tua astronave. Richiama exoscafo. Non lo puoi, non ne abbiamo a quanto pare. E ste navi che vediamo e sentiamo passare, Young? Che Non cazzo posso, sono so? senza carburante, mannaggia a me. Ah. Attento che ogni volta che la chiami toglie 25% di carburante. Perfetto. Capire come Peccato, fare era il già carburante. pronto ad abusare di questa funzione. Sì. Dobbiamo andare di qua. Ops. Sono NPC, ogni tanto atterrano vicino a te e se interagisci ti vendono merci illegali. Questa cosa mi Che interessa. pirati ci stanno, te l'ho detto io. Di qua lampeggia tanto. Come un foggiano qualunque. E vabbè. Ui, cristalli di idrogeno. Di idrogeno, scusate. La sorgente. Ah, ci sarà un'altra mappa tipo secondo me qua, vero? Vediamo. Decifro il segnale. 16-16-16, carburante esaurito, è impossibile raggiungere la stazione. Così, la registrazione del segnale, mantiene compiuto il passo. Estraggo i piani. Metallo cromatico. Scusami. Seleziona la missione del manipolatore del terreno. Option. Ok. Multitool. Ah, ok, carino, Questa interessante. cosa che il computer della tuta è in italiano mi fa pazzire. Consente l'estrazione di minerali preziosi direttamente dal terreno. Il manipolatore del terreno muta la forma del mondo. Ah, ok, c'è il terra. Il Puoi terraformare? terraformare, sì. Quanto ho capito. Devo trovare del sodio. C'è là sotto, eppure qua.
Installa il manipolatore di terreno. Ma dove sei? Stavo facendo carburante per l'astronave. Capisco. Dove installare? Ah, qua. Mi serve il coso di idrogeno che poi vado a prendere ora che era qua accanto. Poi mi serve il sodio e anche il carbonio perché non ho vita. Ah, queste non me lo danno il carbonio, cazzo cazzo. That's a problem, my friends. Scusami. Ah, era l'ossigeno, non il carbonio, L'astronave è fuori portata, mannaggia chissà. Nuovo oggetto catalogato, microprocessore. Non ho capito l'avatar come si personalizza. Sarebbe figo poterlo modificare. Lo so, non so se si può fare, sincero. Forse comprando le cose dei mercanti. Può essere riduzione di dimensione, meno male. Yanghi, cerchiamo di colmare un dubbio con Matteo. Si può personalizzare l'avatar? Quindi ci rimango Sì, malissimo, mi ha detto sì. Matteo. Ah, ok. Immagino che debba shoppare dai mercanti. C'è sto lago infetto che, mamma mia, brulica di radiazione proprio. Appena lo guardi inizia a dare parte di radiazione. Ah, fammi fare il gel di idrogeno. Crea nanotubi di carbonio. Qua a te, ed ecco a te. Ok, multitool. Eccolo qua. Tac, tac. A posto? A posto. In teoria. Ok. No. Ti hanno riparatore del terreno con triangolo e le tue visore per trovare depositi. Ok. Devo trovare i depositi di rame. Cos'è questo? Roccia, immagine, basta. No. Questo non si rompe con questo. Ma con questo. Ah, polvere di ferrito, ok. Visione delle modifiche gratuite, però puoi anche comprare altre cose se proprio vuoi. Ma comprare con i cash, con i soldi nostri veri o comprare a parte dai mercanti? Cos'è quest'ombra? Ah, lui. No, non penso sia lui quest'ombra. L'anello di Saturno, ok. Oh, fra, che polvere. Oh, ma io devo trovare dell'ossigeno, signori, perché qua sto rimanendo sia senza vita, sia... lo scudo col sodio, però... No, non puoi spendere soldi veri in questo gioco. Miglior gioco della vita. Basta. Top gioco dell'esistenza, se mi dici questa cosa. Ok, Matte, per... Ah, già, vero. Dice che ci sono delle modifiche gratuite, ma se vuoi puoi anche comprarle da... in giro. Non ci sono le microtransazioni da spendere soldi Bello, veri. voglio un po' vedere 50 euro. Beh, io per 50 euro te ne avrei messe. Ok, devo trovare il deposito di rame. Deposito di rame, wow. Quanto?
realtà ci sono degli edifici. Come ci sono degli edifici? Guarda. Se lo segna. Aspetta che arrivo. Sto ricaricando la roba. Ah, ok. Allora dopo lo crafto. Mi dicono che possiamo craftare l'ossigeno, che possiamo fare l'ossigeno dal carbonio col raffinatore. Buono a sapersi. Però la mia vita sta scendendo lo stesso, nonostante la mia protezione sia attiva. Quindi io ora arrivo lì e me lo faccio. Ti sta bene se finisci così? Che malus. Ma è lì che dobbiamo andare, fammi andare. Dove? Qui dove c'è il segnale. Dove do... Quale segnale? Devo il rame? L'urgente del segnale. Ma tu ancora non ci sei andato, vero? No. No, e vai là, ti dice come di fare il coso per terraformare e poi. Ah, faccia il cazzo del deposito di rame. Sono la moderatrice più rancorosa di Twitch Italia. Ai ai. Mio incubo peggiore. Allora. Carbonio. Però se il carbonio lo metto qua. Ah, ce l'ho qua. Ok. Avvia. Mi raccomando, per formare più risorse dal deposito, tieni la circonferenza più piccolo. E poi penso sia R1 per renderlo più piccolo. Va bene, grazie mille. Raccarbonio condensato. Scusami, aspetta, cos'è che aveva detto? Ah, il carbone, no, il carbonio. Non ce l'ho io il carbone, vero? Non mi sembra. C'ho 10 di ossigeno. Non il carbonio, ok. Mi ha fatto 10 di ossigeno, vaffanculo. Che cazzo di paura. Allora. Allora, capito dove cavolo è che devo andare? In che senso? Ora che ti dice? Dice trova la fonte del segnale, attiva una scansione del bersaglio del visore analytic. E l'hai trovata la fonte del segnale? Oh, obiettivo raggiunto, minchia, adesso me l'ha data. Che stronzo. Dai, ora ce l'avevo fuori. E no, ancora mi dice di trovare la fonte del segnale. E niente, Matte, sei stronzo, che ci vogliamo fa? Che cazzo è il rame? E via. Dio benedica la PS App, direi di no. Direi proprio di no. Ah, ma ragazzi, ma ci sono rimasti 5 minutini, io me l'ero dimenticato perché... non ci ho fatto caso col fatto che era crashato, che abbiamo dovuto riavviare. Raccogli. Inizializza programma riabilitazione. Computer base rivendica un sito su cui costruire. Che cosa mi stai narrando? A parte che qua c'è del sodio. Metemagno. Oh, eccolo, Dio santo. Buongiorno, principessa. Bello mio, vieni qua tu.
Già mi sto preoccupando della tua assenza. Fastidioso, fastidioso che arrivi da punti da cui non dovrebbe arrivare. Anche più piano, eh. Ora mi prendo i popcorn e mi godo lo show. Sono preoccupato. Allora, computer base. Allora, no, eccola, no, qua. Oh mammina. Ok. Ah, eccoci. Sì, che bella vista. Rivendicazione precedente, questo luogo nell'archiviazione universale. Il luogo indicato dall'SM Sonar come adatto alla costruzione. Rivendicare il luogo, rivendica. Ok. Ho rivendicato tutta questa zona? Nuovo elemento di costruzione scoperto. Oddio. Ok, costruisci le basi come rifugi, ambienti ostili, espandi la tua base aprendo nuovi progetti di costruzione. Torna alla tua base per posare ed elaborare oggetti trovati durante l'esplorazione. Ok. Ma Matte può costruire in questa zona ora? E questa è la cosa che mi viene il dubbio. Perché se no significa che Matte deve andare a costruire in un'altra regione. Avresti dovuto pisciarci come Subbio Mutant. E niente. Se gli dai il permesso, sì, altrimenti devi uscire dalla zona. Ciao Matte. E non so come si fa. Come si dà il permesso? Me ne vado. Non è vero, Matte. Piscia sulla bandierina, così mi sarà la tua zona. Non è sulla bandierina. Bello è mio mutante solo per quella cosa. Piscio il letto. Obiettivo viaggio raggiunto. Nelle impostazioni generali del gioco. Ok. Distanza percorsa 10 km. Chilo schifo. Cazzo sono 10 km. Allora, crea il gel di idrogeno. Mannaggia sto crafting. Allora, opzioni. Le opzioni di rete possono aggiungere parti della base, tutti. Ok. Possono eliminare parte della base, tutti. Tanto non entrerà gente che non è Matte, quindi. Shit. E poi? Difficile la base. Ok. PvP, chat vocale, unirsi al mio gruppo. Attività. Ok. A posto. Va bene. Io. Ma è bellissimo come si scava. Sì. Ma quindi sei riuscito? Sì, finalmente. Ah, cazzo. Allora, attiva il manipolatore del terreno. Blu. Come lo dovrei leggere, scusate. Young, come mi faccio i razzi per far cagare in mano Matte? Chiedo per un amico. E bastardo. Ma dove sei, scusami? Ah, già. Devo fare rotina in rame. Sì, devi prendere il rame dei minerali rame. A trovare il deposito, è quello il problema. Da me ci sono. Ce l'hai la nave col carburante? Sì, sì. Seguiscimi.
aspetta. Arriva. Aspetta, me la chiamo, faccio il primo. Poverino. No, ho finito il carburante, non dirmelo. Aspetta, aspetta, dove faccio? Ma forse ce l'ho, aspetta. Non credo. No, non c'è proprio niente. Tieni. Che rottura. Basta. Ah, forse te lo posso mettere direttamente. Aspetta. Sì, no, quella ti è la fanno pure le rifornimento al volo, guarda che bello. Allora. No, sbagliato. Tac, tac. Tac. E perché non lo posso fare? Ah, per caso hai di idrogeno? Dovrei averne. È quello arancione grigio, la sfera. Se ce l'hai passamelo. Se no, aspetta. Trasferimento veloce, matte mods. Con la placca che, metallica che ti ho inviato, tu devi creare il carburante di rilancio per astronave. L'hai fatto prima, no? Allora, aspetta un po'. Materia ionica, no. No, non ho di idrogeno. Cassio, Cassio! Vabbè, qua c'è, ne dovrebbe essere. In teoria. Dai, qua sotto è pieno. L'ho sbagliato. Dammi la placca. Come te la do? Come te l'ho passata io. Inventario. Triangolo per fare lo spostamento rapido. Ah, eccolo, ok. O se no, visto che ce l'hai tu l'idrogeno, il di idrogeno lo puoi fare, eh? L'ho già dato. Niente. No, ah, sono 38 su 40. Tua. Mi dai te un po' di idrogeno? Aspetta, ti do direttamente il coso perché me la mette nella mia, sennò. Ah, mi hai già messo carburante, ok. Sì, lo do te direttamente. Ok. Ragazzi, ora ci spostiamo con la nave nella zona del deposito di rame e poi ci salutiamo. Okay, ci sei? Okay. Ah. Ho dato una botta importante. Cos'era quel verso? Ti prego. Ho sbattuto. Vedi, qua è pieno. Ah, lo vedo. Qui quello giallo, eh? Sì, sia questo che questo qua che ho già scavato un po', se vuoi. Jetpack ai drazzini. Magari fosse quello ai drazzini, questo è quello a jet a combustibile solido. Questo è uranio, bello. Uranio? Sì. Dove? Qui dove sono io. È mio! Accanto a me c'è il rame, dietro.
prendo, tu prendi tipo di run. Possiamo fare il carburante. Ovviamente immagino che come si possa scavare, si possa anche rattoppare. Sì, come parrucchieri di GTA. Perché tutti sanno che i parrucchieri di GTA scavano nei capelli. Può essere. Stai prendendo in giro Lilli. Ah, crea, guarda. Bellissimo. Ecco, adesso bellissimo è un parolone. Matte, c'è l'opzione per spianare. L'abbiamo persa. Ti faccio il pianeta. Comunque, sullo schermo, sullo schermo ti appaiono le notifiche dei messaggi in chat con un sacco di tempo di ritardo. In che senso sullo schermo ti appaiono le notifiche? C'è un po' di delay, è quello che ti arriva la notifica sulla PS che te hanno commentato la live. La live. Ah, ok. C'è un po' di delay. Sì, su Play arriva in ritardo, infatti sto con un occhio sul PC, sto diventando strabico perché sto con un occhio sul PC e... Oh, li butto giù questi qua, gliela buco sta astronave, minchia. Con tutte ste scie chimiche che lasciano. La buco l'astronave. Sce chimica, barotalco. Ah, allora posso. Va bene, popolo, abbiamo sforato di quasi 10 minutini purtroppo, perché ci sono stati dei problemi. La sorella di Lilli purtroppo non accenna a riprendersi, anzi accenna sempre di più ad andare dall'altro lato. Grazie mille a Matte per essere stato in nostra compagnia. Ah, la mia povera schiena. Ora riorganizzeremo il calendario per inserire anche un po' di nome Sky. Grazie mille a Lilli per essere passata, grazie mille a Yanghi per essere passato e grazie mille del supporto. Noi ci rivediamo domani? Sì, domani? Penso proprio di sì. Non mi ricordo cosa, ma dovrebbe essere un bel The Forest sardo, se non sbaglio. E con Dark Souls, soprattutto. No, bugia, cazzata forse, cazzata, non si sa. Vorrebbe essere giusto come vorrebbe essere sbagliato. Grazie mille del supporto, noi ci rivediamo. Shagari, shagari, shagari.